note di Bach tra le sale della Fondazione Morandini. È tornato il violoncello a risuonare nella Casa d'Arte di Via del Cairo ed è tornato a Varese anche Gianluca Muzzolon, dal 2023 nell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Una carriera in ascesa, iniziata come un sogno. La cosa proprio bella, anche un po' paurosa, però bella di questo tipo di attività in questi tipi di contesto è proprio il contatto diretto con le persone che tu vedi molto vicine e loro vedono te, e forse si riesce per un attimo a superare il confine della discografia, ecco, perdonando qualche errore del live. Io diciamo che ho giocato d'azzardo nella vita, mi sono folgorato per la Scala già molto giovane e non so, qualcuno mi ha protetto, mi ha aiutato, cioè c'è stato tanto impegno, però poi alla fine ti ritrovi a fare dei concorsi con tante persone molto brave, molto agguerrite e anche meritevoli, e poi la spunti e allora insomma in questo contesto poi anche dove diciamo che il lavoro professionale è poco mi sento fortunato, ecco. Un messaggio che possiamo lanciare magari a tanti ragazzi che ancora oggi hanno il sogno di raggiungere insomma davvero la Scala. Ci vuole tanto impegno, tanto impegno, e bisogna essere molto severi con se stessi e perseverare. Non arrivare al diabolico del perseverare, però perseverare fino al limite prima del diabolico, diciamo.